Il popolo. Milano. Parla De Benedetti. Meno male, si credeva fosse muto. Roma. Craxi cerca di ricucire. Non si sapeva fosse sarto. Corriere della Sera. Roma. Scontro di CPDS. 8 feriti e 4 morti. Napoli. 48, 27, 71. Ed ora continuiamo con la rassegna locale, Livorno. Indagini serrate da parte della mobile per chiarire la vicenda della sparatoria. Ma chi era l'obiettivo dell'attentato di via Garibaldi? Scusate. Sì? Sì. Va bene. Sì, sì, sì. Interrompiamo la rassegna stampa per collegarci da Livorno con il nostro inviato Nuccio Favetta, appunto per l'attentato di via Garibaldi. A te Favetta! Grazie Lillina. Prendo la linea da un bar all'esterno di un bar di via Garibaldi e è bene che per i nostri telespettatori si ricordi un attimo l'accaduto. Una raffica di mitra partita da un'auto che fino ad oggi non è stata riconosciuta. Ma noi vi potremo dimostrare che invece si può risalire al fatto. Sembra che questa raffica di mitra sia stata diretta verso una signora. I nostri detective si sono dati da fare e hanno potuto mettere insieme le prove, anche se non circostanziate ma ben precise, per poter individuare da dove è partita questa raffica di mitra e a chi era diretta. Noi, per nostra parte, vi possiamo dire che è sparita, non si sa come, da una famiglia, un'eredità di circa 3 miliardi e mezzo. Ora guarderemo un po' con le nostre immagini, un po' con le interviste dei commercianti locali e delle persone che vivono nella zona, se può essere vera questa nostra tesi che mettiamo a disposizione della giustizia. Ora prego lo Studio Centrale di Roma di mandare in onda le immagini di repertorio che secondo noi sono delle prove inconfutabili di questo fatto in crescita. Mostrare questo fatto, andiamo a chiedere a chi lavora la notte, un fornaio che abita proprio davanti al fatto. Fornaio? Buonasera. Buonasera. Senta, mi spieghi un po', lei ha sentito qualcosa? Ma io veramente, io ero dentro, stavo facendo il pane, ho sentito un tratto queste botte di sembranze, raffiche di mitra, insomma. E sono fuori. Ho venuto fuori, sono affacciato e sembrava fosse diretto verso l'Alfa 75 sul lato sinistro. Poi io mi sono detto, cioè, non ho un fusione, si rimane. Ma quest'Alfa 75 com'era? Sana? Ma l'Alfa 75 era sana, almeno vedendolo così era sana. E poi la riconoscerebbe lei questa macchina? Oddio, può darsi anche, la potrei anche riconoscere, però sa, di notte così si fa male a giudicare le cose. Okay. Va bene, insomma, nel suo negozio ne parlano di questo fatto. Sa, un po' ne parlano, sì, un rione così, certamente sono cose che insomma successe, ecco, sicché per lì siamo, c'è un po' di bolle giù e un po' di malumore. Ho capito. Ora sentiamo qualcun altro se si sono accorti di questa sparatoria che c'è stata. Grazie, prego, buonasera. Se esce qualche cliente dal negozio. Anna. Arrivederci domani. Scusi. 7 rosette e un filino. Scusi signora, dica. Senta, a proposito di questa sparatoria che c'è stata. Scusi, io c'ho tanto da fare, guardi. Ma guardi, scusi signora. Non ho sentito nulla, guardi, non mi chieda niente. Ma, perché sì, è una cosa che ne parla tutto il rione, possibile lei non abbia sentito. Ma cosa? Questa sparatoria che c'è sì, stata. Sì, stanotte qualcosa e lei non ha sentito, non si è affacciata come tutti. Ma io ho sentito un po' di spari, ma insomma, sa.
Io poi sono tanto stanca, c'ho tanto da fare e la notte dormo, guardi. Dorme, ma un fatto così è una cosa... Ne parla tutti i giornali italiani. Ma lei cosa voleva sapere? Volevo sapere se si era affacciata, se aveva visto qualcosa, se aveva, se era intervenuta per strada. Io gli dico proprio, guardi, io le dico la verità. Sì. Mi sono anche affacciata. Sì. Ho sentito le spari, mi sono affacciata, poi ho visto un po' di gente, ho richiuso la finestra, ho guardato un pochino. Poi, ma insomma, ha visto? Sì, qualche che cosa. Macchina era? Che macchina era? Ma mi è sembrata grande. Grande quanto? Ora senta, io abbia pazienza, ma c'ho da mettere la pentola al posto. Signora, grazie. Guardi, c'è una mia amica. Sì? Signora? Vieni un pochino. Signora? Te stanotte hai sentito gli spari? Ma senta, mi sembrava, sì? Mi sembra aver sentito qualcosa, però stava fra il sonno, poi c'è il bimbo piccolino e... Lei non si è affacciata alla finestra? No. Nemmeno suo marito si è affacciato? Ah, non lo so, glielo chieda. Ha mica visto mio marito? Sì, scusi, perché lo domanda a lei che dorme? O lei? Se l'ha visto ora, se l'ha visto ora. Ah, ho capito. Va bene, la ringrazio, sentiamo qualcun altro. Buonasera. Ecco che arriva una signora, vedo che lei viene di fuori, signora. Sì. Ma ha sentito qualcosa di stanotte riguardo a quelle raffiche? Sì, io abito vicino dove è successo proprio questo fatto. Io mi sono affacciata, scossone è stato grande, si pensa sempre al peggio. Ma ha visto? Oddio, ho visto, insomma, sa. Sarà meglio dire, ecco, cosa vuole parlare, se abbiamo sempre aver paura, poi quello dice ha parlato, io è meglio non dica niente. Ma noi si sta chiarendo un momento la situazione, ha visto di che macchina si trattava? No, me lo faccia dire, via, se no... No, ma così, tanto per parlare magari, via. Oddio, abbiamo visto anche oltre la macchina la moto bianca, così ho sentito dire, uno di dietro col casco se l'aveva rosso, quello davanti nero. E, insomma, ho visto qualcosa, ma sai, è meglio stare zitti e guardare i nostri fatti, insomma. Sì, è meglio, signora. Senta, ma sulla macchina ha mica veduto... Che tipo c'era? Sì, era uno, visto i capelli un pochino lunghi, aveva un po' baffi, aveva meridionale, ecco, quei tipi. Tipo un po' strano, mi sembrava ho proprio capito, uno... Ho capito, sì. E la macchina mica visto se era battuta o se era una macchina sana? No, visto mi pareva una 75, ma io mettendo poco, no, visto la macchinona, poi insomma, ho capito. E poi ho chiuso per la paura sempre. Magari potevano alzare mitra per aria. Capite, sempre no, per è meglio, paura. Sì. Bene, signora, la ringrazio. E ora andiamo a sentire se si trova qualche altra prova. C'è i miei amici in negozio qui, c'è un negozio qui vicino. Sì, io qualche cliente mio, certo, ci hanno visto qualcosa. Benissimo, signora, grazie, arrivederla. Ed ora guardiamo un attimo se si trova qualcun altro per avvalorare la nostra tesi di quest'Alfa 75, che tutti dicono battuta sul fanale sinistro, e sembrerebbe avvalorare la tesi che abbiamo esposto prima di questa signora che si è mangiata 3 miliardi e mezzo dell'eredità del marito, che è ignaro. Oltre ad avere questa eredità, lavora tutti i giorni, dalla mattina alle 6 alla sera a mezzanotte, e sembra che questa signora se le sia mangiate di cappuccini e pezzo fra lei e le sue amiche. Noi propendiamo per questa ipotesi. Cerchiamo di trovare qualche altra persona che ha visto il fatto. Che vediamo arrivare il macellaio. Sentiamo un attimo. Buonasera. Buonasera. Lei è il macellaio? Sì. È quello che abita qui in via Garibaldi, qui davanti. Sì. Senta, ma lei ha visto qualcosa, ha sentito qualcosa di questa sparatoria? Ho visto qualcosa. Io, siccome era un bottega, io c'avevo da sistemare la roba per gli asili, allora ho sentito una grande sparatoria. E ho visto una macchina. Che macchina era? Lei l'ha vista? Sembrava una 75 con un faro sinistro rotto. Ah, proprio il faro sinistro. Però poi... Poi una moto bianca, però non c'è più niente. D'accordo, lei insomma ha seguito un po' questa sparatoria. Sì, essendo lì vicino era un negozio. Benissimo. La ringrazio, prego, buonasera. Buonasera. Anche questa testimonianza, come vedete, porta altra benzina, diciamo così, su questo fuoco che viene a crearsi sulle prove contro questa persona che ha sparato.
Ecco qua. Secondo noi questa è la prova inconfutabile che dimostra che questa è la vettura dalla quale sono partite le raffiche di Mitra e, se vogliamo essere esatti, è la vettura del marito della signora alla quale erano dirette le raffiche di Mitra. Ora aspettiamo che le autorità inquirenti concludano questo caso con le prove che onestamente noi abbiamo dato. A questo punto ripasso la linea a Lillina, allo studio centrale. A te Lillina. Grazie Favetta. Cari telespettatori, come avete potuto constatare dalle interviste del nostro inviato Nuccio Favetta, che ha fatto a Livorno, noi abbiamo fornito alla magistratura le prove che è stato il marito a sparare alla moglie, perché ha finito l'eredità con Cappuccini e Bezzi. Certo, ne deve aver bevuti tanti di cappuccini con 3,5 miliardi. La vostra Lillina vi saluta e vi ringrazia. Ci rivedremo alle prossime edizioni del TG1. Buonasera. Sembra un cuore, lo sai.